10 minuti dopo le 11, ben ritrovati in diretta su Radio Time, o 10 minuti dopo le 21 nel caso steste ascoltando la replica. Sei contento, Massimo? Non lo posso sentire. Comunque, buongiorno a tutti da Imprese Palermo. Mi ripresento da sola, sono Rosa Di Stefano e oggi così, affronteremo il focus che parla se Palermo è una città a misura del disabile. Allora, avevamo anticipato già prima e avevi detto appunto che abbiamo delle risposte da parte di alcuni consiglieri comunali. Allora, Palermo è una città a misura di disabile, la prima risposta ti arriva da Davide Faraone, che consigliere del Partito Democratico, che dice di Impresa Palermo purtroppo non lo è. Non soltanto perché non sono sufficienti le opere pubbliche che consentirebbero ai diversabili di organizzare la propria vita e i propri spostamenti, ma soprattutto perché Palermo ad oggi è priva dell'attivazione di tutte quelle politiche per l'avvio dei processi di integrazione, creazione e fruibilità dei servizi. Quindi non è un problema soltanto strutturale, è un problema anche politico che non si dà peso a questo tipo di problematica. Quindi purtroppo, continua Faraone, quando si pensa al diversabile spesso si è prigionieri di una misera cultura dell'assistenza, quando un'attenta programmazione specifica delle risorse potrebbe dare vita ad una rete di servizi e di iniziative volte a creare integrazione reale dalla scuola al mondo del lavoro. Quindi Palermo, rafforza Faraone, non è affatto una misura, è una città a misura del diversabile, perché manca la cultura stessa da parte della politica, con misure adeguate che danno capacità di pensare a questi interventi non come meri tappabuchi per placare le emergenze, però può e deve diventarlo, perché le normative esistono e le risorse possono essere recuperate. Benissimo, questo era il pensiero di Davide Faraone. Poi a seguire abbiamo Nadia Spallitta, consigliere di Sinistra Ecologia e Libertà, e dice: Palermo non è in nessun modo una città per i disabili, nessuna attenzione e nessun servizio. Il bilancio comunale non prevede neanche le somme necessarie per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Tra l'altro, per le barriere architettoniche abbiamo fatto un video questa settimana che vedete su impresapermo.it, anche abbastanza forte. Negli ultimi anni ho proposto sistematicamente emendamenti al bilancio per introdurre questa voce di spesa, emendamenti che il centrodestra ha inverosimilmente bocciato. Questo dice Spallitta. Però devo dire che non è proprio una totale assenza, c'è qualche servizio per i disabili. Adesso entriamo in merito. Perché continua la Spallitta dicendo che Palermo è una città che vive in violazione della legge, perché non ha ancora attuato una politica ed una progettazione rivolta all'abbattimento delle barriere architettoniche, con tutte le connesse conseguenze. Manca del resto da parte dell'amministrazione ogni forma di sensibilità alle necessità dei disabili, le cui famiglie sono lasciate sole ad affrontare i complessi problemi giornalieri, a partire dai trasporti, i cui mezzi non sono in nessun modo adeguati e fruibili per arrivare alle strutture e dei servizi scolastici del tutto carenti. È vero. Vorrei fare una precisazione assolutamente personale, perché la Spallitta ha detto emendamenti che lei ha proposto che il centrodestra ha inverosimilmente bocciato. Allora, usando un tipo di atteggiamento che è tipico dei politici, soprattutto quando vanno a fare i talk show e robe di questo tipo, mi viene da chiedere: in realtà il governo di centrodestra c'è da quasi 9 anni qua a Palermo, 7 anni, cos'è, giusto? Prima invece c'era Leo Luca Orlando, che invece cosa ha fatto? No, la domanda, evidentemente, se la Spallitta dice così vuol dire che prima un sacco di cose sono state fatte. Ad esempio? E prima magari non c'era la direttiva che imponeva. Ma me le dovete dire queste cose. Prima non c'era la direttiva che imponeva l'abbattimento delle barriere. E non c'erano neanche i disabili forse prima. No, i disabili sono arrivati con camarata. La direttiva, di fatto, caro Mario, la direttiva è del 2006. Ne parleremo dopo. Ah, quindi anche alla comunità europea se non si preoccupa. Quindi sì, diciamo che Luca Orlando si salva in questo. Giusto perché l'Europa, insomma, casca nel tranello. Vabbè, diciamo, la politica è quello che è, vabbè. E poi continua Fabrizio Ferrandelli. D'Italia dei Valori, che ovviamente dà forza a quello del partito di Luca Orlando, e dice: Palermo è una città ancora lontana dall'essere a misura di disabile. Basta fare un giro per capire che muoversi per le vie del centro può diventare un vero incubo per chi è in carrozzella. È verissimo. Io adesso voglio fare una piccola parentesi, ovviamente è una parentesi momentanea. Parlo da mamma col passeggino di 2 bimbi quasi gemelli, perché i miei figli hanno una distanza di 18 mesi, quindi ho dovuto acquistare un tablet
tandem, un passeggino a due, per poterli uscire da sprucciare sola contemporaneamente con entrambi. Io ho preso il tandem dopo pochi mesi, l'ho messo in magazzino, non l'ho utilizzato più. Troppo grande. I miei figli a un anno, entrambi con la manina, camminavano in città, perché è impossibile muoversi tanto con un passeggino singolo, figuriamoci a due, quindi figuriamoci con la carrozzina, con la carrozzina. È vero, è vero. Comunque il mio è il problema di tante mamme, comunque grazie a Dio è un problema momentaneo, perché poi i bimbi crescono e poi il passeggino sulla carrozzina si non cresce. Con la carrozzella è diverso. Poi continuiamo. Quindi, troppe le barriere architettoniche, dall'assenza di scivoli ai pali posti al centro dei marciapiedi. Favolosi, e laddove gli scivoli sono presenti, sono per lo più impraticabili, con una pendenza eccessiva e privi di raccordi, o peggio ancora occupati da veicoli in sosta. Il fatto del veicolo in sosta. Hai acquistato un SUV Mercedes, tu puoi parcheggiare lì, per esempio. Soprattutto anche sulle piste ciclabili. Quelle sono migliori. Vorrei salutare tutti quelli che parcheggiano con le ruote sulle piste ciclabili. Grazie a favore di tutti quelli che, avendo speso un sacco di soldi, vorrebbero utilizzarle per quel poco che ci sono. Con la bicicletta non si può fare. Grazie. Comunque, ovviamente, se tu hai il Porsche Mercedes, il Porsche Cayenne, hai diritto superiore rispetto alla Mercedes. Direttamente sul marciapiede. Sì, anche sui parcheggi per disabili. Dipende quanto ti è costata l'auto. Più è costosa l'auto, più potente sei. Naturalmente. Ok, benissimo. Quindi anche le soste. E ci sono alcuni mezzi che ti permettono anche di prendere di petto senza che tu paghi al sundazzo. Assolutamente. Perché è compreso nel prezzo. È immune. Sì. Allora, e tra l'altro i parcheggi sono. Ah, volevo dire, tra l'altro, riguardo le piste ciclabili. Sì. Palermo è la terza città in Italia come estensione di pista ciclabile, lo sapevate? Sì, no, io sì, lo so, perché quando è stato fatto con questo intento, tra l'altro. Inseriti, molto più di Milano, per esempio. Molto più di Milano. Lo so perfettamente. Siamo inseriti nell'ambito di uno dei percorsi più importanti in Italia, i percorsi dedicati ai ciclisti. Le male parole che si è preso Cammarata per queste piste ciclabili sono veramente da palermitani, no, perché siamo cosazze inuti. Dai, diciamo le cose come stanno. Era una piccola parentesi. Comunque. Quindi i parcheggi riservati, tra l'altro, per chi è per i disabili, sono tra l'altro pochissimi e anche mal dislocati. Hai voglia? Ad esempio, ne esistono 10, tutti attaccati in Piazza delle Croci, e poi non ce n'è nessuno fino a Piazza Bellini. Che là devi stare. Allora pigli e mettiamo parcheggi per disabili. È così come la storia della possibilità che un disabile potrebbe avere per parcheggiare nelle zone blu in maniera assolutamente libera. Cioè, non puoi pagare se non ci sono abbastanza posti. Io che sono disabile posso poter parcheggiare e non pagare, perché già, diciamo, qualche problema ce l'ho. Tu che sei non vorrei parlare di assistenzialismo, semplicemente di un servizio che si può dare, naturalmente. Certo. Ma di qua gli entra, di qua gli esce. Credo che ci sia una telefonata in linea. Chi abbiamo? Allora. Ah, abbiamo già il consigliere. Quindi conclude Fabrizio Ferrandelli dicendo proprio che Palermo non è affatto una città a misura d'uomo, e questo lo dice alla lunga su quanto lavoro c'è da fare per trasformarla in una città veramente vivibile. Ecco, queste sono le parole di Fabrizio Ferrandelli, che comunque, ripetiamo, è di Italia dei Valori, e mi piacerebbe, magari avremo un'altra opportunità, per capire cosa è stato fatto prima, perché come sempre la politica è quella. Dipende chi c'è, è facile dargli addosso. Però nel frattempo prima cosa è stato fatto. E adesso abbiamo al telefono invece un consigliere comunale in forza, a Forza del Sud, che è Manfredi Agnello. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno Mario. E allora, ben trovato Manfredi. Allora, Palermo è una città a misura di disabile? Ma io vorrei allargare un attimo il tiro, perché se noi andiamo a guardare da studi e statistiche fatte a livello nazionale o internazionale, tra paesi sviluppati, noi l'Italia è di gran lunga all'ultimo posto per qualità di vita e offerta ai disabili e portatori di handicap. Non è solo Palermo. Vabbè, Palermo è l'ultimo paese della città italiana. Pensioni da fame, di servizi, barriere architettoniche, è impossibile vivere una vita autonoma. Palermo, essendo generalmente fra gli ultimi posti di vivibilità, ovviamente soffre. Pecca molto in questo senso. Soffre. Manca di tutto, oltre che manca pure, come dicevate poc'anzi, l'educazione del cittadino, che deve bloccare i posti ai disabili, deve camminare con il passo finto da disabile, per parcheggiare gratis e parcheggiare nei posti da disabile. È una serie di cose che da parte dell'animo palermitano, dico io. Ecco, sì, ma questo, insomma, va sottolineato, lo facciamo, sai che lo facciamo spesso qua nel Time Magazine, Manfredi. Però a questo punto le precedenti considerazioni fatte da Faraone, da Spallit, da Ferrandelli dicono che non è città per disabili, bisognerebbe fare qualcosa. In qualche maniera tu, che comunque fai parte di quella che è la coalizione che amministra la città, hai la possibilità di dire stiamo facendo, in procinto di fare, o abbiamo dei progetti per... Io fino a oggi sono solo all'opposizione. È vero. In questo momento mi trovo sì, in un limbo, perché non siamo in amministrazione. Questo ho è vero. Ho dichiarato che non sono io contro Cammarata, ma sono a favore della città. Esatto. Qualsiasi cosa
di buono mi porta Cammarati, io le voto. Se ne apportate poche, ne votate poche, ovviamente. Ecco, ma poco fa c'era Nadia Spallitta. Sì, comunque vorrei dire, la città di Palermo, da questo punto di vista, tutte le amministrazioni che ha avuto da quando io sono nato a oggi, non ho mai visto fatto niente per i disabili. È vero. Assolutamente. È quello che dicevo proprio prima. È quello che dicevo prima. L'unica opera visibile è stata fatta di Notar Barto per i non vedenti, con i marciapiedi, con le cose che non so a che servono. I non vedenti possono fare una passeggiata soltanto in via Notar Barto. Dove c'è anche la fontanella, però voglio dire. L'unica opera che io ho visto fatta per disabili è quella. In tanti anni, io ho 62 anni quasi. Le avrei viste. Che gira per Palermo. Dico, per il resto, sì, gli scivoli disabili che poi sono occupati dalle macchine normali. Ascolti, poco fa abbiamo letto una frase di Nadia Spallitta che diceva: ogni volta abbiamo provato in sede di consiglio comunale a far qualcosa per abbattere le barriere, il centrodestra di fatto ce le bocciava. Ma è vera questa cosa? Cioè, c'è una volontà quindi di bocciare? Non è che sarà bocciato la cosa dei disabili, queste cose si fanno durante il bilancio. I bilanci, da quando io sono in consiglio, cioè negli ultimi 4 anni, sono sempre stati blindati perché non c'era una lira, quindi non c'era una lira da spostare per nessuno, né disabili né abili. Quindi, insomma, se l'onnipresente, se loro presentano, ma con anche io a volte ho presentato delle cose a favore di altre categorie e vengono bocciate, è perché il bilancio non si poteva toccare, ovviamente. Okay. Però in genere quando non si tocca il bilancio è perché si sceglie di spendere quei pochi soldi che ci sono a disposizione per altre cose. Allora uno si domanda, ma in che cosa? Ma è la consuetudine purtroppo di che la classe debole paga sempre più di quella delle altre cose. Ci sono delle spese necessarie che non si possono toccare, quindi... Vabbè, diciamolo seriamente, diciamo in poche parole questo. I primi tagli sono sempre sociali. Però, per me è sbagliato, però purtroppo si fanno su queste cose che non sono quelle necessarie per la sopravvivenza. Diciamo per la maggioranza, siccome la maggioranza è fatta da persone abili, allora i disabili vengono in seconda. Cioè questo è un po' il succo. Anche in maggioranza ci sono disabili, se per questo. Dico la maggioranza della popolazione, parlavo del fatto non della maggioranza politica. Sì, sì. Dico la maggioranza della popolazione. Avevo capito. No. Va bene, grazie Manfredi Agnello per il tuo intervento. Grazie. Buon lavoro. Adesso abbiamo da fare un paio di spot pubblicitari, poi torneremo e continueremo ad approfondire questo argomento, perché in realtà le sottolineature vanno fatte. Naturalmente, come sempre, vi invitiamo a partecipare, fatelo con un sms al 338 625 2521, con una mail a diretta @radiotime.it, oppure lasciando il vostro post, il vostro commento sulla pagina di Facebook di Radio Time, o ancora, se volete intervenire con la vostra viva voce, chiamate lo 091 625 2521.